Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Scendono sotto quota 100 i contagi nella provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore si registra anche una vittima. Sale la preoccupazione per l'evolversi della pandemia. Ospedale pieno, non soltanto a Prato. Sentite. Tornano sotto quota 100 contagi da coronavirus nell'area pratese, ma resta molto alto l'allarme, soprattutto per il numero di positivi ogni 100.000 abitanti, che una volta superato i 250 potrebbe far scattare la chiusura delle scuole e altri provvedimenti restrittivi. Sono 96 i nuovi casi segnalati dalla regione nel bollettino di oggi, dove viene conteggiata purtroppo anche una vittima pratese tra le 22 totali della Toscana. Si tratta di un uomo di 71 anni residente a Vaiano e che era ricoverato a Cariggi. Il totale da inizio pandemia dei pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati contagiati dal coronavirus sale così a 334. In Toscana sono invece 1.000 nuovi casi scoperti analizzando 13.000 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività sale quindi al 7,7% dal 5,9% di ieri. Sono invece 7.683 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo, e in questo caso il tasso è del 13%. Con i 468 guariti accertati nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi sono oggi 21.923, ancora in crescita i ricoverati negli ospedali toscani, che sono complessivamente 1.376, 68 in più rispetto a ieri, di cui 202 in terapia intensiva, 3 in più. A Prato, secondo quanto comunicato dall'ASL, risultano praticamente al completo tutte le strutture dedicate al Covid, con 107 pazienti in area medica al Santo Stefano, 16 nella terapia intensiva, 42 alla Melagrana e 32 al centro Pegaso all'ex CREAF. Rafforzati i controlli per garantire il rispetto di tutte le regole che sono state imposte per in qualche modo contrastare la forte diffusione del coronavirus. Nel fine settimana una quarantina le sanzioni elevate nel territorio pratese. Più di 800 persone e oltre 340 attività tra pubblici esercizi e negozi controllati tra venerdì e ieri da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del coronavirus. Una quarantina le persone e 3 gli esercizi pubblici sanzionati per violazione delle norme. Soltanto per uno degli esercizi pubblici multati è stato adottato anche un provvedimento di chiusura temporanea. I numeri del lavoro che le forze dell'ordine hanno fatto anche in seguito al forte innalzamento dei contagi sono stati messi insieme dalla prefettura. Le verifiche hanno riguardato il rispetto del coprifuoco, l'obbligatorietà dell'asporto di cibo e bevande, il corretto utilizzo della mascherina e il divieto di assembramento. Tra il pomeriggio di venerdì e la serata di ieri tutta l'area pratese è stata passata al setaccio, con numerosi posti di blocco e interventi mirati nei negozi e nei pubblici esercizi. Obiettivo naturalmente è spingere i cittadini a comportamenti più responsabili in un momento particolarmente delicato sul fronte dell'emergenza sanitaria, con un incremento dei contagi e di conseguenza dei ricoveri in ospedale. Appoggio a Caiano, la Polizia Municipale è intervenuta per sciogliere un assembramento di giovani, 12 quelli identificati che verranno sanzionati. Il fine settimana continua a essere il più critico, come dimostrano le statistiche della Prefettura di Prato. Tra il 22 e il 28 febbraio sono state controllate 2.414 persone, ne sono state sanzionate 83, una cinquantina delle quali solo tra la serata di venerdì e quella di domenica. Nella stessa settimana sono stati invece 890 gli esercizi controllati, con 4 titolari denunciati. Buone notizie per l'artigianato, perché arrivano i pagamenti della cassa integrazione a Grati. Da ottobre 10.500 dipendenti pratesi di 2.300 aziende artigiane stanno aspettando il pagamento della cassa integrazione. 5 mesi di arretrato che saranno sanati solo in parte. Il Ministero del Lavoro ha infatti sbloccato 260 milioni di euro a livello nazionale che serviranno per saldare i mesi di ottobre, novembre e metà dicembre. Pagamenti a singhiozzo che ormai sono diventati la norma proprio per un sistema molto complicato che prevede il passaggio dal Ministero
all'estero al fondo dell'ente bilaterale dell'artigianato toscano che a sua volta autorizza i bonifici ai lavoratori. I pagamenti, fanno sapere dall'Ebert, procederanno fino a esaurimento di questa nuova tranche di risorse pubbliche. In attesa che si trovi una soluzione più snella, i lavoratori però aspettano ancora il saldo dei mesi di gennaio e febbraio. Intanto arrivano piccoli segnali positivi dalle filature cardate, dove gli ordini da 2 settimane stanno arrivando in modo continuativo, anche se in piccoli lotti. In alcune aziende addirittura si è anche ripreso a fare gli straordinari. Analisi del sangue senza pagare il ticket. La Procura di Prato ha chiuso l'inchiesta per 33 tra medici, infermieri e tecnici dell'ospedale. È arrivata al traguardo l'inchiesta del 2018 sui medici, infermieri e tecnici del laboratorio di analisi dell'ospedale Santo Stefano accusati di truffa aggravata per aver fatto fare gli esami del sangue a parenti e amici senza il pagamento del ticket. La Procura di Prato ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai 44 indagati. Per 33 è rimasto in piedi il capo d'imputazione, per 11 invece è stata chiesta l'archiviazione perché i fatti contestati rientrerebbero nella cosiddetta particolare tenuità. Tra le 33 posizioni c'è anche quella di Patrizia Casprini, rimossa dalla direzione del Dipartimento di Medicina di Laboratorio in seguito all'avviso di garanzia. Almeno 1 migliaio le provette di sangue che tra il 2015 e il 2017 sarebbero approdate al laboratorio dell'ospedale senza che vi fossero a monte i passaggi previsti dalla procedura: accettazione, assegnazione del codice a barre e soprattutto pagamento del ticket. Secondo gli investigatori, il meccanismo non sarebbe stato altro che un giro di favori tra parenti, amici e conoscenti. Grazie all'aggancio giusto in ospedale, chi aveva bisogno di fare gli esami del sangue avrebbe risparmiato ogni volta qualche decina di euro, soldi che, sempre stando alle indagini, nessuno si sarebbe intascato. Praticamente solo un risparmio, con conseguente danno per le casse pubbliche. La Procura ha affidato a un consulente il compito di ricostruire il percorso di ognuna delle pratiche finite nell'inchiesta. Un lavoro lungo che ha portato alla luce le tracce informatiche di iter anomali in quanto privi di alcuni passaggi fondamentali, a iniziare dal pagamento del ticket. Venerdì scorso a Isla Margarita in Venezuela è stato arrestato dagli agenti dell'Interpol di Caracas il pratese Roberto Vivaldi, condannato a 20 anni e 9 mesi di reclusione per vari reati. Vivaldi era ricercato dal 1997, viveva in Venezuela da 22 anni sotto falso nome. Gli investigatori dello SCOI e della squadra mobile di Prato sono riusciti a risalire alla nuova identità di Vivaldi, che gestiva una piattaforma web per la compravendita di dischi. L'uomo è stato poi localizzato grazie ad un agente dello SCO che sotto copertura è riuscito ad entrarci in confidenza e a fissare poi un incontro al quale si sono presentati gli uomini dell'Interpol. Cambiamo argomento, rischio idrogeologico, lavori al via per 1 milione di euro per mettere in sicurezza argini e fossi. 5 milioni di euro per il rischio idrogeologico, interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti grazie a un bando ministeriale a cui il Comune di Prato ha partecipato nel mese di settembre. I progetti sono stati tutti ammessi e per il 2021 è stata finanziata la prima tranche di circa 1 milione di euro legata alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Noi andiamo a mettere in sicurezza e ad risagomare dei fossi che necessitano appunto da diversi anni di una manutenzione, in quanto con il corso del tempo questi fossi, all'interno di questi fossi si è sedimentato dei residui, anche del verde eccetera, per cui diciamo che sono quasi al pari dell'asse viario e quindi determinano appunto al momento delle piogge c'è un'alta probabilità appunto di straripamento e quindi allagamento anche e disagio per le abitazioni circostanti. Sono previsti interventi anche nella zona di Pizzi di Monte, in via delle Cave, dove si è verificata una frana. Qui sarà ricostruito il muro ceduto, oltre all'intervento idraulico necessario. Con 300.000 euro di risorse proprie, inoltre, l'amministrazione interverrà in via di Castelnuovo e via delle Micine, per mettere in sicurezza le abitazioni, che si trovano lungo questi argini a rischio esondazione.
Gino Signori è il quarto giusto tra le nazioni, ricordato nel giardino delle scuole. Pier Cironi e Leonora Barbieri. Gino Signori è il quarto giusto dell'umanità, ricordato nel giardino delle scuole Pier Cironi con la piantumazione di un albero e con una targa a lui dedicata. La cerimonia si è svolta sabato alla presenza delle autorità cittadine e della famiglia del pittore di origine pratese. La sua arte, ricordata oggi con una selezione di opere affiancate da alcuni studenti, esprime la bontà d'animo e la fede che lo contraddistingueva. Classe 1912, Signori salvò una ragazzina ebrea da morte sicura mentre si trovava internato all'ospedale di Amburgo. Una storia che è rimasta sconosciuta per tanti anni anche agli stessi familiari. Lui era solito dire: chi salva una vita salva il mondo intero, ecco. Questa frase insomma ci deve far insegnare insomma che da una vita insomma si può ripartire con determinazione, voglia e tutto quello insomma che uno può mettere a disposizione, ecco. Questa giornata suggella un percorso didattico iniziato anni fa con la decisione del precedente dirigente scolastico di trasformare l'area verde esterna in un luogo di memoria che trasmette ai più giovani i valori della fratellanza e della solidarietà. È una dimostrazione di quello che fa la scuola per costruire un patrimonio immateriale di valori che sono il bene sicuramente dell'umanità. Il titolo conferito a Gino Signori dallo Stato di Israele risale al 1984. Il 6 marzo del 1985, esattamente 36 anni fa, a Prato, gli è stata consegnata la medaglia, che ora è conservata al Museo della Deportazione di Figline. La giornata dei giusti tra le nazioni significa che è indispensabile ricordarsi degli altri anche nei momenti di difficoltà. In occasione della festa della donna, i dentisti pratesi riuniti nell'associazione Andi hanno donato kit per l'igiene orale destinati alle donne vittime di violenza ospitate nelle strutture della Val di Bisenzio. Un kit completo per l'igiene orale destinato a donne vittime di violenza seguite dall'associazione Aiuti dalla Vallata. E questo il dono fatto in occasione della festa della donna da Andi Prato, associazione nazionale dentisti italiani, che ha raccolto la richiesta del comune di Vaiano. Noi siamo sempre stati attenti alla salute pubblica. Parallelamente al nostro intervento privato è sempre stata curata sia con un servizio che dura da oltre 30 anni, il pronto soccorso odontoiatrico festivo, che poi abbiamo successivamente trasformato in progetto Comunque Sorrisi. L'associazione Aiuti dalla Vallata opera da 3 anni sul territorio come sostegno alle famiglie in difficoltà e ospita nelle sue strutture donne uscite da situazioni di violenza che spesso hanno perso tutto. Ecco quindi l'utilità anche di piccoli oggetti come un kit per l'igiene orale. Soddisfatto il sindaco di Vaiano, Primo Bosi. E noi ringraziamo Andi Prato per la sensibilità che ha dimostrato sul tema, un tema importante in un anno particolare, oltretutto in un momento di emergenza Covid dove alcuni problemi si acuiscano. È tutto per il nostro TG, grazie per averci seguito, arrivederci.